Ciao, come va? Tagliamo corto. Anzi, tagliamo aborto. O perlomeno questo è quello che succede in Polonia ultimamente. Sapete la Polonia? Quel paese super religioso che tutti si ricordano solo perché è stato invaso nel 39 dai tedeschi. Beh, diciamo che ultimamente gli abitanti polacchi non se la passano così bene. Visto che qualche giorno fa è stato vietato l'aborto persino in condizioni di malformazione del feto. Insomma, non è proprio una cosa carina. E la popolazione ha reagito di conseguenza. No, aspetta, clip sbagliata. Siamo da Venezia e siamo venuti a fare questo promuovere questa manifestazione. E questa giornata di voglia di libertà, voglia di non avere più costrizioni, togliere queste mascherine. Ma lei perché mette la mascherina, scusi? Ok, no, battaglia sbagliata. Ecco qua. Dunque preparatevi, perché oggi parleremo di diritti e anche di donne. Due cose che in Polonia sembrano estremamente lontane. Buona visione. Ah, la Polonia. Quanto è bello quel paese. Specialmente negli ultimi anni, da quando il partito di Jarosław Kaczynski, chiamato, guarda un po' che ironia, Diritto e Giustizia, ha vinto le elezioni. Niente di strano, ovviamente. Certo, eccetto per il loro presidente, che aveva definito i diritti LGBT come un'ideologia più pericolosa del comunismo. Insomma, questo fantastico partito di estrema destra, cristiano e anti-europeista al governo, è proprio il sogno di molti qua in Italia. Ma di loro ne parleremo dopo. Come vi stavo dicendo poco fa, il 22 ottobre 2020 è stato dichiarato incostituzionale l'aborto e dunque concesso solo ed esclusivamente in casi di stupro o pericoli per la salute della madre. Ma questa non è una cosa nuova. O meglio, l'aborto fino a questa dichiarazione era autorizzato anche in caso di malformazioni del feto. Ma ora non più. E questo è un cazzo di problema. E non solo per i diritti umani, ma anche per le persone che avranno bisogno di un aborto e dovranno eseguirlo in modo clandestino. Ma come l'hanno presa le donne polacche? Beh, non molto bene. Essi si sono ribellate. E anche questa è una cosa che in molti contestano. Per qualsiasi ragione, manifestare è un diritto. Perché purtroppo i cambiamenti non avvengono sempre in modo pacifico. Dunque non scandalizzatevi troppo se delle persone che credono in ciò che credono fanno ciò che fanno. Specialmente quando protestano per un diritto fondamentale, che poi non ho mai capito le persone che si definiscono pro vita. Cioè, sapete vero che in tutto il mondo muoiono persone reali, no? Non che il feto non abbia qualche sinapsi cosciente, per carità, ma non vedo perché l'eliminazione di qualcosa paragonabile ad un cancro possa dar fastidio a qualcuno che non vive nemmeno quella situazione. Perché sì, molte persone la vivono in questo modo. Immaginatevi una giovane donna incinta, magari single, e magari senza i soldi o il tempo per stare dietro e far vivere una vita dignitosa a un bambino. Mi piacerebbe chiedere di persona a questi cosiddetti pro vita, se una cosa del genere possa essere anche lontanamente definita vita. E come in ogni protesta, la polizia ha reagito. E a che cosa è servito? A niente. Lo Stato polacco ha dichiarato anticostituzionale l'aborto. Anticostituzionale. Se il problema era la Costituzione, la potevate cambiare, no? Ma in ogni caso, come ha reagito l'Europa? Sicuramente avrà contestato questa decisione assolutamente contro i diritti umani, giusto? Giusto? Beh, l'Europa ha reagito. Come ha reagito? Ovviamente con una dichiarazione, dove è stato detto che era una cosa brutta, dai, non si fa... Cosa? Volevate altro? Questo ha detto. Ovviamente questo affronto non solo causa incredibili perdite a livello umanitario, ma soprattutto causa un enorme rischio. Perché se una donna necessita di abortire, trova il modo. E molto probabilmente questo modo non avrà lo stesso grado di sicurezza quanto quello di un ospedale. Ma hey, non si uccidono i feti. Ma a tre teste e quattro piedi. Ho detto che non si uccidono. La cosa divertente è il come hanno fatto passare questa legge in un momento del genere, durante una pandemia globale e con un semi-lockdown in Polonia. Opinione che condivide anche l'ex premier polacco, ora presidente del Partito Popolare Europeo. Che poi, diciamocelo, noi italiani siamo piuttosto fortunati. Non molti politici, o perlomeno non quelli grandi, direbbero mai una cosa del genere. Beh, certo, forse qualcuno ci sarebbe. Ed ecco a voi l'angolo di Salvini. Ah, onestamente mi era mancato il capitano. Che cosa avrà mai detto il nostro carissimo Matteo Nazionale sull'aborto? Qua bisogna essere seri
che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta, per la sesta volta, per un'interruzione di gravidanza. Ora io non entro nel merito in scelte che competono solo alla donna, però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita evidentemente incivile per il 2020. Incivile per il 2020. Beh, wow. Salvini, onestamente mi hai sorpreso. E non ditemi che questa è una clip vecchia e che Salvino è cambiato nel frattempo. Questa clip è di febbraio di quest'anno e wow, non credo alle mie orecchie. A quanto pare per Salvini puoi abortire, ma c'è un limite? Puoi farlo al massimo 5 volte? E che cosa intende con incivile? E soprattutto, perché hai dovuto specificare che queste donne non erano né di Roma né di Milano? Cioè, noi italiani non abbiamo il bisogno di abortire? Mi piacerebbe un giorno fargli queste domande di persona. Ma fino ad allora possiamo trarre le nostre conclusioni da soli. Dunque non pensate che la realtà della Polonia sia così lontana, perché, e detesto ammetterlo, la religione, e attenzione non la fede, la religione deve essere completamente distaccata dallo Stato e dalle leggi. Ed è proprio questo il problema in Polonia, e potrebbe diventare questo il problema anche in Italia, dove politici populisti come Matteo Salvini cercano di sfruttare la religione per arrivare al potere. E ve lo dico ora, ma lo dirò sempre. La legge è sacra. No, brutto coglione, la legge non è sacra. Non esiste una guerra santa, non esiste uno stato santo e la legge non è sacra. Dunque, bambini, che cosa abbiamo imparato oggi? Beh, abbiamo capito che l'aborto è un diritto fondamentale e che sì, per fortuna la gente si ribella e lotta ancora per quest'ultimo. Ma abbiamo anche capito che l'Europa non fa molto per mantenere i diritti civili... civili. E non parlo solo della Polonia, ma anche della molto vicina Bielorussia, che dal 93 ha lo stesso presidente. Noi come uomini e donne, noi come italiani, noi come esseri umani, dobbiamo lottare per i nostri diritti. Dobbiamo lottare affinché non vengano infranti, che sia la democrazia o il diritto di abortire. E no, non sto parlando con voi complottisti. Lo Stato non ci sta schiavizzando con delle maschere. E non lo sto dicendo perché sono obbligato. Ma seriamente, non fidatevi di questi politici populisti. Purtroppo stanno prendendo il potere un po' ovunque. E le elezioni presidenziali americane di quest'anno potrebbero essere decisive proprio per questo. E niente, staremo a vedere. Nel frattempo potete mettere mi piace a questo video, condividerlo se vi è piaciuto, e insultarmi qua sotto nei commenti. Potete anche passare da ogni mio social, e da quello del Media Evolution Network, il mio fantastico network, che sarà in live la sera del venerdì 30 ottobre. Dunque non mancate, ci saremo tutti. Ciao!